Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video dedicato alla collezione di carte Marvel Battles, le carte di Panini di cui ho cominciato la collezione praticamente qualche giorno fa. E dopo l'incredibile successo del primo video in cui facevo l'unboxing dello starter pack, non è vero raga, ad oggi che sto registrando il video non è ancora uscito il primo video, sono qui a aprire qualche altro pacchetto insieme a voi, ovvero la scatolina di 24 pacchetti più un altro Eco Blister. Eco Blister che ho acquistato perché devo trovare quella maledettissima ultima quinta carta in edizione limitata, cosa che non troverò mai. Quindi, ragà, non perdiamoci tanto in chiacchiere e cominciamo con l'unboxing di questi 27 pacchetti. Ed eccoci qua, io comincerei, cercherò di essere veloce, ragazzi, al massimo farò qualche taglio per non tediarvi troppo. Comincerei dall'Eco Blister per vedere subito se ho trovato la carta. Ovviamente no. Ovviamente di nuovo uno scontro Thor contro Loki, quindi doppione. Quindi toccherà usare altri rimedi per poter procurarmi quella maledetta ultima carta in edizione limitata. Andiamo con il primo unboxing, il primo pacchetto. Molto bella questa. Vi faccio vedere abbastanza velocemente, ragazzi, non mi soffermo troppo, perché 27 pacchetti, capirete che sono abbastanza. Bello Namor, Storm, Grim Reaper. Molto belle. Comunque, ragazzi, io vi posso dire, sono arrivato molto tardi su YouTube con questi video perché già so che molti l'hanno già fatte. Però mi sto divertendo a fare questa collezione. Alla fine non l'ho iniziata da tantissimo. La giriamo, ce n'è qualcuna che è messa per storto, mi dà un fastidio. Bella questa di Cap. Fantastico. Kingpin. Secret Avengers. Ultron. Molto belle le grafiche, devo dire che mi piacciono un sacco le illustrazioni, non le grafiche. Mi piacciono davvero un botto e sono abbastanza soddisfatto, dai, di questa collezione. Alla fine non costa tantissimo, le carte sono abbastanza buone, non mi piacciono tanto gli spigoli vivi. Captain Marvel, quest'altra è sempre al contrario, però molto bella. Poi abbiamo Thanos contro Thor. Questo è Nightmare Killmonger e questa è quella una group card, giusto? Bella anche questa, Runaways. E vi dicevo, quindi sono abbastanza soddisfatto. Intanto quello era l'Eco Blister, raga, quindi purtroppo insuccesso nel andare a trovare la quinta ed ultima carta limited che mi manca. Purtroppo mi sa che non andrà benissimo questa ricerca. Quindi andiamo avanti con i pacchetti. A proposito, se qualcuno di voi dovesse averla, poi vi faccio vedere anche quale mi manca, ovviamente dovrebbe essere. Oddio, mi manca quella con Black Panther e Thanos. Se qualcuno di voi dovesse averla doppia, infatti parla a proposito di doppie, ecco qua. Se qualcuno di voi dovesse averla doppia, ragazzi, se mi fate la cortesia, ve la compro. Bellissima questa di Venom. Bella un bel po', bella tanto. Ve la compro quell'ultima card. Ok, raga? Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se ce l'avete, perché potrei essere molto interessato, perché odio lasciare le cose a metà. Ci sono queste che sono delle character, credo. Con questi primi piani che a me piacciono un sacco. Queste illustrazioni, e qui un'altra doppia. Altra doppia, altra doppia, altra doppia. Fantastico. Il pacchetto della vita, raga, questo qui. Cerco di essere veloce perché non voglio fare un video di 1000 minuti. Black Widow. Io spero che quantomeno dopo questo unboxing di bellissima. Un'immagine del genere l'ho ritrovata in una card o figurina di dell'album di figurine di Spider-Man della Panini, ragazzi, che ad oggi è quello che mi piace di più ed è veramente molto figo e spero che facciano altri album su quella linea lì, quindi
quindi sempre con illustrazioni prese dai fumetti e quant'altro, perché queste carte, al contrario, quanto le odio. Queste holo comunque sono molto carine, non coglierete sicuramente la bellezza dell'olografia, non è nulla di particolare, ragazzi, però sono molto carine, bellissimo Wolby. Sono molto molto carine queste holo, dai, non mi posso lamentare, ragazzi. E vi dicevo, quindi, l'album di figurine di Spider-Man, io mi auguro che facciano qualcosa del genere, bella, che ne so, anche per Batman, per altri soggetti, Deadpool magari. Deadpool, tra l'altro, raga, se non mi sbaglio, è stato proprio annunciato da Panini, lo sapete? A ottobre dovrebbe uscire l'album di figurine e non ho capito se ci sono anche le card, ma è tantissima roba. Quindi, nel caso, non ve lo fate scappare, lasciatemene una copia. Bello questo. Io sapete, per quanti di voi mi seguono da un po', sapete che sono un grande amante di Spider-Man in tutte le sue sfaccettature, tutte le sue forme. Guardate anche qui Iron Man. Molto belle, mi piacciono veramente tanto queste illustrazioni. E spero, vi dicevo, che alla fine di questo video avrò raccolto abbastanza card, poi... Porca miseria, ho raccolto abbastanza card da far sì che me ne manchino poche, in modo tale da poter completare la collezione in un ultimo. A proposito di Deadpool, eccolo qui, bellissima. Oh raga, non, cioè, io, se mi sentite esaltato è perché sono, cioè, mi piacciono tantissimo i personaggi Marvel, quindi anche un'illustrazione che a qualcuno di voi potrebbe sembrare magari banale o che ne so, a me piacciono particolarmente. Captain America, qui in realtà è Falcon, ok. Ancora il buon Spidey, Miles. Silver Surfer, eccolo qua, altro capolavoro. Lei è? Ah, Lady Bullseye. Ah sì, poi, vabbè. E niente, quindi vi dicevo, spero di poter concludere con un ultimo video. Questo sarebbe il secondo episodio. Nel primo episodio ho aperto, unboxato insieme a voi lo starter pack. E dopo questi 27 pacchetti mi auguro di aver raggiunto, anche questa è un'altra bellissima illustrazione di Scream che abbiamo visto anche nell'album di Spider-Man. Mi auguro di completare, di fare un ultimo episodio in cui magari vi porto l'album completo, ovviamente acquistando delle card mancanti direttamente sul sito Panini. Poi, se qualcuno di voi invece vuole, si è accorto che me ne manca qualcuna, bellissima anche questa, West Coast Avengers, che me ne manca qualcuna, soprattutto quella limited, e ha voglia di contattarmi, ragazzi, o sui social, trovate qui tutto qui sotto in descrizione come al solito, oppure nei commenti, ancora meglio, almeno possiamo parlarne in pubblico, e se qualcuno vuole leggere i commenti, magari, bellissima questa con Kraven, anche di Spidey, mi emoziono con poco, raga, lo so. I Sinistri 6, Visione, Bianco. E vi dico, io sono molto contento, non so quante card, effettivamente diverse di queste non le ho, quindi poi magari facciamo un resoconto nelle storie Instagram, da qualche parte vi faccio vedere a che punto sono. Grim Reaper e Shuri. Ci sono dei pacchetti in cui vado un po' più veloce, ragazzi, cerco di... Non me ne mancano tantissimi comunque. Allora, vediamo un po'. Belli, questi sono i Guardiani della Galassia del 31 secolo, molto bella. Black Panther, grande. Ah, questa è la card che dà la copertina, diciamo, alla collezione. Di nuovo Cap e Iron Man. Morbius, bello. Squirrel Girl, non la conosco, la donna scoiattolo, la ragazza scoiattolo, non la conoscevo, raga. A me piacciono, però devo ammettere, ragazzi, che non è che sono un grande esperto di Marvel, soprattutto del versante fumettistico. Diciamo che mi sono approcciato, bello Moon Knight, mi sono approcciato al mondo Marvel grazie ai film,
quindi l'ambito più cinematografico mi è sempre piaciuto da quando ero più piccolo, da bambino, insomma quest'ambito qui, ma non ho mai approfondito, ho letto pochissimi, davvero pochissimi fumetti. Ora mi insulterete male, ma purtroppo è così. Cersei, bella anche questa. Questa mi sembra che ce l'ho però, ragazzi. Comunque un bel po' di card, dai, sono praticamente 6 card a pacchetto, se non mi sbaglio, nemmeno lo contavo, sono 20 pacchetti che sbusto e non ho manco contato le carte, fantastico. Però, dai, 6 card, di nuovo questa, bellissima, siamo 3, 4, 5, 6, sì. E 6 card a pacchetto per 27 pacchetti, ragazzi, che voi mi insegnate che fa... Giusto, no? Quindi, ecco, insomma, sono tante. Fa tanto. 27 per 6 fa tantissimo. Bella anche questa. Human Torch. Kraven. Allora, mancano, ragazzi, gli ultimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vai. Cominciamo. Dai, ho cercato di essere veloce. Sono più o meno una decina di minuti. Spero che non vi abbia tediato. Ciclope, Starlord, Ghost, Cersei, di nuovo questa, maledetti, e Human Torch di nuovo. Un sacco di doppioni, sarà contento il mio amico che, a cui poi do sempre i doppioni quando sbusto. Black Knight, bellissima questa illustrazione di Strange, molto figa. Black Panther, Scarlet, bellissima Rogue e Hulk. Ultimi 5 e abbiamo di nuovo Hulk. Insomma, voi non vedete la scrivania, raga, ma è meglio così perché è un disastro. Questa anche foil con face off, ok. Poi Visione, di nuovo Iron Man, di nuovo Morbius, di nuovo la tizia scoiattolo. Voi se collezionate queste card che ne pensate? Cioè, siete contenti? Siete soddisfatti? A parte il raccoglitore che fa cagare secondo me, però bella questa. Se volete investirci qualcosina, bellissima anche con Spider, Moon Girl and the Devil Dinosaur, Spider Woman e Gamora. Se, dicevo, volete investire anche pochi euro in un raccoglitore più decente rispetto a quello che fornisce Panini, è un bel investimento, perché dai, le card alla fine non sono bellissime, queste un po' più comuni, insomma, queste character, se non mi sbaglio, sì, con questa cornice bruttissima, ma ce ne sono altre invece che sono molto carine, dai, sono delle belle illustrazioni, tipo questa, per esempio, dei Sinistri 6, che già ho trovato tipo due volte, però è sempre bella da vedere. Io impazzisco per queste con le illustrazioni tratte dai fumetti, come quelle per l'album di Spider-Man, perché sono veramente belle. Carnage, Captain Marvel, Wolverine, questa non ce l'avevo, molto figa. Serpent Squad, buon Venom. E poi, lei che è? Un action card. E l'ultimo pacchetto, ragazzi. L'ultimo pacchetto, spero che non vi abbia tediato troppo, ma c'era da fare un bello come si dice? Star-Lord, Green Goblin, She-Hulk e Claw, che non conoscevo, però già l'avevo trovata prima. Bene raga, quindi come vedete mazzo di carte ce ne sono parecchie da sistemare. Adesso andiamo per le considerazioni finali. Ed eccoci qui alla conclusione del video, spero che questo unboxing veloce di Marvel Battles vi sia piaciuto. Sfiga ha voluto purtroppo che non sia riuscito a trovare l'ultima, la quinta ed ultima card limited edition della collezione, ma continuerò a cercarla. E una volta sistemate le card nel raccoglitore farò una sorta di resoconto, vedrò quante me ne mancano e poi vi porterò il terzo ed ultimo episodio dedicato a questa collezione con ovviamente la collezione di carte completa. Nel frattempo fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se state ancora collezionando, se avete già completato questa collezione.
E soprattutto, se vi va, fatevi un giro sul canale, perché non tratto solo card, figurine, album vari, ma anche action figures e collezionismo un po' a 360 gradi dedicato a questo mondo, Marvel, DC, Star Wars e quant'altro. Detto questo, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video, statemi bene, a presto!